22:29, sempre in diretta, seconda e ultima parte di Focus. Grazie per i tanti sms che ci avete mandato anche stasera. Tragedia al San Bassiano, l'ospedale di Bassano del Grappa. Un altro neonato è morto subito dopo il parto e si aggiunge a quelli che sono deceduti anche in altri ospedali del Veneto. E non solo nel Veneto, si sta cercando di capire cosa sia successo in questa circostanza. Avete voluto i clandestini, adesso ve li tenete, dovevate svegliarvi prima. Vediamo cosa succede a Silea, sentiremo esponenti della Lega e poi il sindaco Silvano Piazza. Vediamo il servizio. Che non sa quando arrivano, perché nel Consiglio Comunale del 29 di febbraio lui ha detto testuali parole: ho pronte le chiavi per 8 immigrati, 2 gruppi, 3 più 5. Salvo dopo il lunedì 7 di marzo, dopo diciamo, la batosta, se vogliamo, che ha preso quando noi siamo usciti con i gazebo, lui ha un po' ritrattato dicendo non ho ancora preso contatti con le cooperative, con la Caritas, eccetera, per cui ancora niente è certo. Secondo la Lega di Silea, l'unica cosa sincera detta dal sindaco Piazza è questa. La volontà del primo cittadino è chiara, vuole sistemare i profughi nelle case popolari di Cendon. L'opposizione è pronta alla battaglia. Abbiamo intenzione di proporre in questi giorni un'interrogazione nella quale chiederemo chiarimenti su quella che è la posizione prevaricatoria che il sindaco ha preso nei confronti dei suoi cittadini. È intollerabile pensare di calpestare i diritti dei cittadini residenti a Silea pensando di assegnare dei clandestini che altro non sono case di proprietà del comune. Le case di proprietà comunale vengono gestite dall'ATER. La regione ha dato un'indicazione precisa. Se i primi cittadini insisteranno nel voler collocare i migranti in queste strutture, gli enti bloccheranno la collaborazione con quelle amministrazioni. Le ATER si devono astenere da ogni collaborazione con i comuni che decidono di dare a dei presunti profughi gli alloggi che invece spetterebbero ai loro cittadini. Gli alloggi pagati con i soldi dei cittadini vanno a chi si è messo in fila e chi ha chiesto e chi è in graduatoria. Le ATER si devono astenere da ogni lavoro di ripristino, da ogni lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli immobili. Allora, nel servizio di Lorenzo Monegato, questo era il consigliere regionale della Lega, Riccardo Barbisan. Sentiamo cosa risponde il sindaco di Silea, Silvano Piazza, che non le manda a dire e difende energicamente le sue scelte, soprattutto dice io sono il sindaco, quindi non mi faccio intimidire. Vediamo. Beh, innanzitutto aspettiamo qualcosa di scritto. Non è che si lavora con i proclami. Primo, secondo, gli alloggi di cui stiamo parlando sono di proprietà del comune di Silea e quindi il comune di Silea fa quello che vuole a casa sua. Terzo, se l'ATER non vuole lavorare col comune di Silea o con altri comuni, basta che mandi una lettera, noi saremo in grado di gestirsi i nostri alloggi tranquillamente, non c'è nessun problema. Quindi tira dritto lei? Ma guardi, non so neanche chi è il mio interlocutore sono i cittadini di Silea. A Silea comanda il sindaco di Silea e gli altri se vogliono si adeguano, se no ci muoveremo in altre sedi. Secondo lei pensa che sottosto magari a un ricatto da parte di qualcuno? Si figuri, insomma, non ho bisogno di ordini da parte di nessuno, tantomeno da parte di consiglieri di opposizione, eccetera. Dopodiché voglio vedere che cosa scrivono. Voglio vedere che cosa scrivono, perché con le dichiarazioni non si fa nulla. Silvano Piazza, sindaco di Silea, in questa intervista di Monegato. Senta, Zandarin, qui si sta parlando, ho visto anche SMS, avete visto Sappada che voleva passare il Friuli Venezia Giulia, referendum e tutto, interviene il governo, blocca tutto, no? Zaia dice siamo alle comiche, anche se era contrario a sto passaggio, dice ma il governo cosa c'entra, perché blocca, vogliamo l'autonomia, dice Zaia, e poi vedremo quando presenterà, tra poco vedremo la giornata in cui ha firmato per la richiesta del referendum. Lei, rispetto diciamo alla politica locale, no? Cosa pensa? Cioè, le istituzioni si stanno occupando degli imprenditori sufficientemente, non se ne occupano, come la pensa? Beh, penso che la politica ormai ha preso una certa strada, invece gli artigiani, gli imprenditori vanno per un'altra strada.
Al politico interessa solamente la poltrona, il posto, i soldi e tutto quello che ci corre dietro. Invece l'imprenditore, l'artigiano e chi per esso cerca di portare avanti il suo lavoro. Però sono due cose un po' diverse comunque, sia a livello economico che a livello... Basta vedere cosa succede a Roma. Tutti cercano la poltrona e soprattutto non solo la poltrona, anche il fatto... Soldi, basta, tutto una, non c'è, basta vedere anche Berlusconi, grande persona, grande uomo, trattato a suo tempo con come è stato trattato, però nonostante la sua età vuole ancora essere là. Lo stanno, adesso stanno cercando di metterlo all'angolo, centrodestra ormai... davvero in frantumi, questa triplice alleanza si sta scontrando in ogni città in cui ci saranno le amministrative. L'Italia da andare fuori dal Veneto, indipendenza, Mario De Nadai, tantissimi gli sms. Giuseppe Armelin, allora, sì. A questo punto lei insomma sta cercando lavoro, non lo trova, che cosa, come fa a sbarcare il lunario? Cioè lei vive adesso in affitto? No, sono con mia mamma che ha 82 anni, con una pensione da 500 euro. E delle bollette mi aiuta lei, delle volte mia sorella, ma non posso sempre io essere, perché anche, cioè, è una seccatura anche per me il discorso, e vado in giro in cerca, però, sempre picche e ne, ti rispondo, anzi addirittura non ti rispondo, allora io dico perché devo consumare gasolio che i soldi li tiro fuori dalla mia tasca, loro non me li danno, cioè, se io porto una cosa devo ricevere anche una risposta dall'altra parte, ma non ricevo... Niente, diceva Maria Martini. C'è la Maria, anche a me arrivano tanti curriculum, anche soprattutto di tante persone. Ecco, io cerco di dare una risposta a tutti e più di qualcuno mi dice è l'unica che ci ha risposto, grazie comunque per averci risposto. Sì, perché già, cioè, risposta è una dimostrazione di sensibilità. Esatto, almeno guardi, non possiamo assumere nessuno come ente, cioè, ma però... Basterebbe anche un... Dopo lui il signore, ha disegnato esattamente il suo vestito, nel senso che dice sono troppo vecchio per lavorare, no? E sono troppo giovane per andare in pensione. Certo. Io ho sentito, però adesso sono tutte cose, no? Che ci sono questi milioni di euro che dovrebbero arrivare, uso il condizionale, tramite l'Europa alla regione del Veneto, proprio su progetti per inserimenti lavorativi che comunque poi sono degli stage o comunque delle piccole cose che aiutano ad ogni modo, e proprio per gli over 50, quindi sembra che ci sia una grande cordata per aiutare gli over 50, ma sono... Sì, l'ultimo lavoro che ho fatto è l'anno scorso, che hanno fatto lavori socialmente utili per il comune di Scorsè, perché c'erano i soldi che l'Europa ha mandato alla regione. E dove sono stati. Adesso mi hanno detto che li hanno bloccati. La vice sindaco del comune di Scorsè mi ha detto stiamo aspettando a braccia aperte che arrivano di là e poi di qua. Senta, quali erano i lavori socialmente utili, cosa le hanno chiesto di fare? Assieme a tre operai del comune, diciamo, col camion andavamo a fare tutte le vie di Rio San Martino, le vie di eccetera eccetera, non nomino la mia, la via San Paolo dove abito io, a tagliare i rami, a potare, spossatura si chiama, degli alberi, a tagliare, e niente, e dopo se pioveva magari a tappare le buche, diciamo, delle strade dove c'era bisogno, e tutti i lavoretti così, insomma, portare, non so, alle scuole, fare lavoretti nelle scuole di Scorsè, dove levare via qualche armadio, spostare di qua, di là, su e giù, tutte queste cose qua. Allora, certamente quando le donne lavoravano la terra, i figli nascevano nei campi ed era normale lavorare fino alla nascita. Anche infatti volevo dire che mia nonna, che era una contadina di Altivole, ha avuto sei figli, il sesto figlio l'ha partorito sulla terra, che poi era mio papà, e il giorno dopo era già a lavorare, non c'erano tanti Bertolaso di turno che facevano. E poi, scusa, dopo dire subito, volevo dire che è significativo anche il fatto che la signora anziana con 500 euro di pensione aiuta il figlio, ed è per questo che non possono andare nelle case albergo, perché poveretti non hanno i soldi. È proprio, diciamo, così. Scusa.
Io sono nata in casa, la mia mamma sono nata alla mattina presto, e mia mamma aveva un bar, mio papà era ancora in Canada perché è tornato che ero nata, e la mia mamma ha aperto il bar al pomeriggio. Dove? In che paese? A Rossano Veneto. Io sono nata, io proprio... dovevo fare il sindaco di Rossano, io sono nata a Rossano, orgogliosa di essere rossanese. E da bambina diceva un giorno fare il sindaco. No, e la mia mamma il giorno dopo è andata a registrarmi in comune e era ancora insomma bella cicciottina, nel senso che non si vedeva che aveva partorito. E ha detto, ma cosa sei venuta a fare qua? È venuta a registrare. Mia figlia, come? Ecco, quindi voglio dire, se una donna sta bene, che cioè, non è una malattia, non è, grazie a Dio per che fortuna. Non è una malattia. E basta con questi profughi, giovani forti, noi abbiamo gli anziani che lavorano. Giornata definita storica dal governatore Luca Zaia, che ha mostrato la lettera inviata al Presidente del Consiglio Renzi, in cui chiede il referendum sull'autonomia che dovrebbe svolgersi ad ottobre. Ha detto il Presidente, se ci dicono di sì lo facciamo, se ci dicono di no lo facciamo lo stesso, perché abbiamo il parere favorevole della Corte Costituzionale. Vediamo il governatore nella presentazione davanti a tutta la stampa. È una giornata storica per la nostra amministrazione, per il Veneto e per i Veneti. Così il presidente Luca Zaia, dopo aver firmato la lettera ufficiale di avvio del negoziato col governo per l'effettuazione del referendum sull'autonomia della regione. Parte quindi il conto alla rovescia dei 60 giorni durante i quali Roma dovrà per legge dare una risposta. O dice sì e facciamo un referendum, ha precisato Zaia, o dice no, ma lo facciamo lo stesso, forti della sentenza della Corte Costituzionale. Il governatore spinge per un election day in contemporanea con il referendum sulla Costituzione. Ci credo perché è previsto dalla legge. I veneti non troveranno dei gazebo, ma troveranno i seggi elettorali, gli scrutatori, come accade sempre. Quindi ufficialità, una cosa seria e legale. Il modello di autonomia ideale scelto dal Veneto è quello delle province autonome di Trento e Bolzano, dove restano sul territorio il 90% delle tasse. Una ventina di miliardi di euro, che equivale più o meno al nostro residuo fiscale. Sono 19 miliardi e 4. Significa per noi avere tutta la sanità, significa per noi avere tutta l'istruzione, avere le sovrintendenze, il demanio, avere i 9 decimi delle tasse dell'IRPEF, dell'IVA e ovviamente IRES. La riforma, ha sottolineato il presidente Zaia, avverrebbe applicando semplicemente l'articolo 116 della Costituzione senza bisogno di modificarla. Il modello che piace al Veneto è quello della Germania, non quello della Grecia che piace a Roma. E se a ottobre passerà il referendum con una legge ordinaria, nei primi mesi del 2017 avremo un'autonomia differenziata. Sapete, Lorenzo Munegato, così a naso, un governo centralista come quello di Renzi dirà sicuramente di no, che penso io, poi magari mi smentiranno i fatti. Volevo anche dire che c'è una proposta di indipendenza veneta dell'avvocato Morosin, che abbiamo firmato anche io e Feltri, cioè due giornalisti che hanno sottoscritto questa proposta, di inserire una domanda in questo referendum in cui si chiede a chi partecipa al referendum se sono d'accordo nella ipotesi dell'indipendenza del Veneto, dell'autodeterminazione dei popoli. È un semplice sondaggio, non è che poi scatta l'indipendenza. È giusto, è democratico lasciare che un popolo di 5 milioni di cittadini possa esprimere un parere, o no? O è vietato? È vietato? Succede qualcosa? Qualcuno muore? Succede niente? Vedremo se anche su questo si potrà aprire un piccolo varco. Italiani, per favore, meno cuore e più cervello. Antonella Tocchetto, questa dovesse diventare il Veneto, come la regione del Trentino Alto Adige, no? Quindi autonomia, diceva Zaia, molti miliardi che ci potremmo tenere, no? Di residuo fiscale. Cambierebbe qualcosa? Lei è favorevole? Certo, allora io ero anche favorevole a far votare per l'indipendenza del Veneto, sono anche convinta che forse non sarebbe passato, ma mi sarei battuta e mi volevo battere affinché
questo fosse consentito. Mi sono molto irritato con i consiglieri del PD che non l'hanno permesso. Detto questo, certo, un'autonomia, basta che guardiamo il Friuli Venezia Giulia, la possibilità economica che ha anche per aiutare proprio il mondo dell'agricoltura. La stessa Serracchiani ha fatto delle leggi proprio ad hoc per aiutare proprio le culture autoctone del suo territorio. Noi tra l'altro siamo anche un po' sfortunati perché siamo proprio schiacciati tra il Trentino e il Friuli, e noi siamo proprio in mezzo e non beneficiamo di alcunché, tanto è vero che basta guardare i luoghi della montagna, cioè si va in Trentino, si va anche in Friuli, anche le piccole comunità montane hanno soldi a palate, e noi purtroppo, è successo anche quell'episodio a San Vito di Cadore, che c'è stata quella frana, lì è ancora tutto lì, perché i comuni non hanno la possibilità economica per intervenire. Saremmo intervenuti con le nostre capacità su dolo a dare i soldi invece di aspettare i milioni che non ci tornano più. Certo, sarebbe veramente un bel passo avanti per una regione che di fatto è schiacciata tra due regioni che hanno la propria autonomia e che di fatto sono di per se stesse loro anacronistiche, certo, perché ormai è passato il tempo, allora togliamole tutte, ma visto che non le abbiamo che non possiamo toglierle perché bisognerebbe fare una modifica costituzionale, almeno datele al Veneto, che in questo momento è comunque una regione che per anni ha trainato il nostro paese e adesso che è in difficoltà non ha i benefici di aver trainato come locomotiva d'Italia per molti anni il boom economico dell'Italia. Non succederà mai. Allora, Sappada ha votato favorevolmente in un referendum per passare al Friuli Venezia Giulia per avere le stesse favorevoli condizioni dei paesi oltre confine, no? E il referendum ha avuto una schiacciante maggioranza di sì. Adesso si è tirata indietro la provincia di Belluno, ma soprattutto è intervenuto il governo bloccando qualsiasi iniziativa, per cui alla fine, al di là che uno può dire, anzi deve dire da Veneto, insomma, peccato, restate in Veneto, non andate in Friuli, ma uno che vota sì, poi come al solito qualcun altro gli dice ci siamo sbagliati, anzi ce ne impippiamo di quella che è stata la tua scelta. Volta. Vediamo cosa dice il capogruppo della Lega Nicola Finco. È scandaloso quanto è accaduto su Sappada, perché non hanno rispettato la volontà di un popolo, ma non solamente del popolo di cittadini di Sappada, ma anche della provincia di Belluno quando ha votato in consiglio provinciale e anche del consiglio regionale. Hanno chiesto in maniera legittima, lo Stato ovviamente come al solito fa finta di niente e ovviamente non dà delle risposte. Una farsa quanto avvenuto in Senato secondo la maggioranza in Regione Veneto, che pur non è entusiasta l'idea che il comune di Sappada decide di migrare in Friuli Venezia Giulia, giudica poco democratico l'ennesimo rinvio della questione da parte del Parlamento. Ero a Roma l'altro giorno e sentivo umori di parlamentari di varia estrazione. Il problema è che se Sappada va verso il Friuli scatta un effetto domino che porterebbe sicuramente anche il comune di Occhiobello a chiedere il passaggio verso una realtà autonoma. Un problema paradossale ma molto serio, perché dire sì al passaggio di un comune di confine aprirebbe la stessa possibilità al comune immediatamente contiguo, fino a concedere pezzo dopo pezzo l'ingresso in Friuli o in Trentino all'intero territorio veneto. E già la presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, apre le porte a tutto il bellunese. Io credo che si debba rispettare la volontà popolare, sia dei sappadini, sia di tutti quei comuni che hanno chiesto di poter garantire ai loro cittadini un'autonomia e una specialità. E io, come ho spiegato ieri, credo che questa autonomia e questa specialità si possa estendere, grazie al Friuli Venezia Giulia, a tutta la provincia di Belluno. La soluzione di questo nodo, altrimenti insolubile, suggerisce invece il governatore Zaia. Sarebbe molto più semplice concedere al Veneto la stessa autonomia goduta dalle due regioni con termini. La voglia di fuga dei comuni prevede svanirebbe all'istante. Non so quanto possa andare avanti questa situazione, perché il problema di Sappada è il problema di tutta la montagna veneta, ma possiamo dire è il problema di tutti i comuni del Veneto, che sono purtroppo in mezzo a due regioni a statuto speciale che ci fanno una concorrenza totalmente sleale, che poi porta a questi risultati, a queste situazioni di sofferenza sui territori. Servizio di Tommaso Stoppa, in effetti, insomma, schiacciati dalla crisi e da questi statuti speciali confinanti, no? Perché noi siamo, come regione, siamo molto più deboli e molto più vulnerabili, non tratteniamo tutti i soldi che hanno loro. Mirella, però appunto qui c'è uno scontro frontale che si sta profilando, anzi è già in corso, tra il governatore Zaia, che difende il Veneto,
Deborah Serracchiani, che sta piombando come un falco, addirittura vuole tutto il bellunese, compresa la perla delle Dolomiti, insomma. Grazie, Favola. Grazie, Favola a tutte. Pensate, appunto, Cortina, le più belle montagne del mondo, UNESCO, cioè bellissimo. Ma è facile parlare da quel pulpito là, perché ragazzi, lei è il governo, ed è uno dei numeri uno il governo. Adesso bisognerà vedere chi ha più forza. E là il problema grosso, perché lei è a Roma e da là parte tutto. Da là. Io ho paura che non ce la facciamo. Paura che non ce la facciamo perché abbiamo perso un treno importante. Quando potevamo portare a casa veramente l'autonomia? Ecco, secondo Zai, appunto, arrivare all'autonomia adesso vuol dire superare questo scontro e permettere al Veneto di avere le stesse condizioni vantaggiose delle altre due regioni. Ma addirittura il Veneto era la locomotiva del nord-est, in tempi non sospetti, all'epoca avremmo dovuto fare questa battaglia e vincere. Adesso non abbiamo neanche più fiato per non ci lasciano, cioè non contiamo. Quando vediamo sulla RAI nazionale, cioè il Veneto non esiste. Addirittura nelle zone turistiche si fermano sempre a Rimini. Non si vede neanche Venezia. Si fermano a Rimini. Noi non esistiamo. Poi quando a Sveglia Veneti sono venute sia la senatrice che l'onorevole che ha detto che a Roma non contano, cioè non c'è voce in capitolo, allora lei mi dica con quale forza noi possiamo battere questo mostro che è la burocrazia, che non ne parliamo, questo mostro che sono queste regioni che non ho capito che cavolo, come hanno fatto a diventare autonome. Cioè, che scelta è stata fatta da chi? Dopo la guerra. Dopo la guerra, ma Cristo! Dopo guerra. Ho capito io, ma... dopo la guerra è successo tante di che robe, che carissimo... Nessuno ha fatto niente per questo povero Veneto. Non siamo riusciti a portare a casa niente. Direttore, non si ricorda che almeno io porto a casa qualcosa ogni giovedì? Visto che non abbiamo la regione autonoma, abbiamo la rete veneta autonoma. Da soli ci arrangiamo, paghiamo, facciamo. Allora, guardate cos'è arrivato. Allora, questo è arrivato dalla Sabrina e sono dei giocattoli per i nostri bambini che porterò al banco solidale. Più questa busta che adesso apriamo. Ah, mi piace, vedi che siamo autonomi, direttore? Anche Rete Veneta è autonoma. Tu non hai contributi pubblici. Io non ho contributi pubblici, neanche li voglio, me ne frega niente. Allora, il biglietto vediamo, che lo leggerò domani mattina, per la felicità di Lucius, grazie. Chi avete domani mattina a sveglia? Ti ricordi? Non lo so, non mi hanno detto niente. Ma come non ti dicono? No, mi fanno le sorprese perché hanno paura che prepari le domande così li frego tutti. E poi ci sono 8 euro, grazie. Questo è Andrea, grazie Andrea. Questo è il figlio della Tiziana che mi mette lì i soldini e ogni tanto me li manda. Il bigliettino lo leggo domani. Poi c'è un'altra busta per Mirella. Questa signora vuole rimanere anonima, anche se è seduta qui di fronte a me, direttore, quella signora bionda là. Lei non vuole, ma io lo dico. Grazie, sai. E poi la Katie di Fontane di Villorba ci ha messo via tutte queste monetine. Guardate quante, per l'invidia dei politici, guardate quanti soldi ha la Mirelluccia. Guardate che ricca che è la Mirelluccia. Guardate quanti ne ho. Guardate. Che è una cornucopia. Ha visto il direttore. Sentite politici. Perciò io sono autonoma. La mia regione che si chiama Banco Solidale Autonomo. Hai lo statuto speciale. Comunque grazie di cuore veramente a tutti quanti. Poi dovevo ringraziare anche questa ditta, la ditta Foscar di Bassano, che penso abbia riempito la nostra sede di Bassano con prodotti per la casa. Perciò grazie veramente di cuore, perché a me serve tutto quanto per diventare sempre più autonoma. E viva le monetine! No, volevo dire che sul discorso delle regioni autonome contro le quali mi sono sempre indignata, almeno quando noi... Cioè,
io dico, prendono un sacco di soldi, si tengono i soldi che dovrebbero versare anche loro allo Stato centrale. Poi noi quando andiamo in Trentino Alto Adige e cerchiamo di parlare la lingua madre italiana, che è l'italiano, non ci rispondono neanche, ci trattano pure male. Io parlo tedesco, allora tante volte sento i commenti che fanno su noi autoctoni e tante volte ci ho litigato, ho detto ma scusate almeno abbiate la decenza, no? Invece no, si sentono razza eletta. Allora, primo andate in Austria se volete, se vi stiamo così sulle scatole, noi vi liberiamo e tornate in Austria, ma l'Austria non vi vuole perché vi considera dei terroni, quindi ecco. E allora, se siete in Italia, usufruite di tutto quello che l'Italia vi dà, almeno quando arrivano i turisti a portarvi anche dei soldi in più di quelli che vi tenete, veramente parlateci in italiano e parlateci con grande cortesia. Il Trentino Alto Adige fa, gli insegnanti hanno dei... prendono 600 euro in più di noi al mese, stesso lavoro, prendono molto di più. E poi i concorsi sono concorsi regionali, perché quella volta che hanno fatto il concorso a preside ci sono stati un sacco di ricorsi, perché le graduatorie, chi era del Trentino Alto Adige prendeva dei punti, il doppio del punteggio rispetto agli altri. È chiaro che tutti quelli delle altre regioni erano in fondo alla graduatoria. E se questa è l'Italia, viva l'Italia, cioè ce la prendiamo con il sud, ma noi al nord abbiamo delle regioni che gridano vendetta al cospetto di Dio per i privilegi che hanno. Si è parlato molto a proposito di Eva Cloz, che è la rivoluzionaria altoatesina, certo. Che poi è stata indagata a suo tempo per terrorismo, poi è stata eletta, certo, consigliere provinciale a Bolzano, e adesso la rimproverano perché dicono: ma come vuoi spazzare via l'Italia con la scopa, intanto però prendi una pensione da ex consigliera di, mi pare, 6.000 euro. Ma questa è la falsità, no? Una liquidazione, parlava di parecchi centinaia di migliaia di euro. Allora, diciamo la verità, sono donna, e ci sono donne che, sapendo di essere incinta, stanno a casa da subito, e stanno a casa anche 2 anni. Mi artigiana? No. Ecco, ha ragione. È così, perché poi ci sono gli artigiani e le artigiane, non dimentichiamoci che ci sono tante donne che fanno. La moglie di un artigiano comunque lavora come lui e forse anche di più. C'è nessun problema. Dopo ha molti più impegni, perché oltre alla famiglia deve lavorare, deve tenere l'ufficio, deve andare in banca, tutta una serie di cose che un'altra donna normale non lo fa. Cioè si occupa di... Fa gli stessi sacrifici che fa il marito, però comunque deve essere sempre presente. Il 90% deve essere sempre presente. Certo, quindi è un supporto... Lui lavora, però lei deve andare la banca, i figli, la casa, dappertutto praticamente. Sì, che è condizionata dal lavoro che uno fa. Senta, lei vede qualche segnale di ripresa adesso? Dove? Dove? No. Il problema è dove? No, perché qualcuno ogni tanto dice: ma ci sono dei segnali di ripresa, ma stiamo cercando di capire dove sono. La ripresa, quando metti dentro la marcia, acceleri e c'è la ripresa. Se che sia benzina. Però il problema è che andando in giro anche per le strade, anche qua a Treviso, venendo giù da Montebelluna, vedi tante ditte chiuse, tanti capannoni chiusi. E sono andato 20 giorni fa a Udine e la stessa cosa, anche se ben che è statuto autonomo, comunque ci sono capannoni chiusi, e case chiuse, e ristoranti chiusi. Questo è il problema, non è il problema perché il Friuli è statuto autonomo, il problema è che non c'è lavoro. Il lavoro chi lo crea? È l'industriale, l'imprenditore, uno che ha voglia di portare avanti l'attività. Questo discorso, però, a livello politico non è sostenuto. Armellin, come la pensa lei su questo? È d'accordo? Il lavoro non si crea per decreto, intanto, prima cosa. Quindi bisogna, non so, cosa pensano di fare. Per noi che siamo disoccupati, come gli esodati, come... abbiamo tutto dentro noi, diciamo. Non lo so cosa fare. Purtroppo io cerco, giro dappertutto. Lei
Val Sant'Artemio della Mirella per la borsa, per la spesa? No, mi telefono. Non è ancora andato. Penso mi telefono. Quindi fai un'assistenza? Sì, faccio un'assistenza psicologica. Ogni tanto, perché sono talmente depressi, poveretti, ogni tanto... E anche quello è importante, no? Non c'è solo così la questione materiale. Sì, ma anche venire qua in trasmissione, secondo me anche questa sera si sono parlati tra di loro, si sono conosciuti. C'è anche un momento bello questo qua del giovedì sera, perché io prima, dietro le quinte, è bellissimo perché si conoscono, si parlano, si scambiano questi dispiaceri che hanno. Io ne ho più di te, no, guarda, aspetta che ti racconto mio. C'è un ambaradan qua dentro prima della trasmissione. E poi tanti diventano anche amici e si aiutano tra di loro. Perciò è molto bella questa puntata prima, durante e dopo. È vero, è terapeutica, no? È terapeutica. Esatto. Allora, chiudiamo con gli agricoltori. L'agricoltura si chiama non a caso settore primario, molto dimenticato, molto trascurato. E ne parliamo ogni tanto non solo con Angelo Squizzatto, ne parliamo qui, voglio dire, ma poi c'è la rubrica. E ne parliamo a volte anche con l'assessore Panna, abbiamo avuto il telefono dei ministri dell'agricoltura, insomma, però è tuttora molto trascurato. No? Che voi che cosa, Varotto e poi la signora Boffo e il signor Rigato, voi che cosa, aveste qui il ministro dell'agricoltura, cosa chiedereste? Meno burocrazia, più possibilità alle imprese, perché noi agricoltori ci mettiamo alla pari degli artigiani e dei commercianti. Quando vai a chiedere un prestito, quando vai a chiedere un finanziamento, non mi puoi ipotecare a me casa del doppio di quello che chiedo. Certo. Ok? Quindi dare la possibilità alle imprese di lavorare. Il nostro lavoro è un lavoro a rischio, perché niente è sicuro, basta una tempestata, cioè basta un'avversità atmosferica, esatto, e perdiamo tutto. Esatto. Però ti devi arrangiare. Quindi che i politici, che il sistema Italia dia la possibilità alle imprese di respirare e di lavorare. Roberto Rigato e la signora Fiorenza. Ovviamente sì, sicuramente meno burocrazia, però dobbiamo pensare che è vero che il lavoro non si crea per decreto, però sicuramente per decreto si può creare un buon respiro dell'economia, perché dopo dobbiamo pensare che è una catena, i problemi miei vanno a scaricarsi sul concessionario o sul commerciante che mi fornisce le cose, lui va a scaricare sull'azienda che gli produce, che gli dà le cose, lui l'altro va a scaricare sulla banca, perché dopo alla fine, se dobbiamo fare i conti, dobbiamo fare sempre i conti con i soldi. E andiamo tutti allo scontro, perché per quanto uno sia un piccolo produttore o un medio grande operatore del mercato, non c'è la volontà, io credo proprio non ci sia la volontà da parte del sistema bancario italiano, perlomeno italiano, da quello che io lo conosco, di dare fiducia alla produzione. Perché non è il fatto, lui dice, vabbè, la tempesta, che c'è i turbativi di mercato, come è successo, come succedono in questi casi, perché se arriva la roba da 10.000 km di distanza a metà soldi dei nostri, è una turbativa di mercato, è concorrenza leale, dobbiamo ammetterlo. Che c'è la burocrazia che si mette nel mezzo, perché ogni mattina io devo pensare guadagno di campagna, libretto di stalla, oppure di questo, cioè noi facciamo un lavoro, non possono pretendere che ci mettiamo una giornata dentro in ufficio, possiamo farlo una volta al mese per gli adempimenti, certo, burocratici. Signora Fiorenza, io vorrei anche concludere magari con un aspetto culturale, nel senso che, appunto, come dicevo prima, per tanti anni è stato sottovalutato questo tipo di lavoro, questo settore primario. E poi anche perché ho visto, noi abbiamo fatto da qualche anno, nelle scuole primarie, una cosa bellissima, abbiamo insegnato, siamo andati proprio nella scuola con le piantine, abbiamo fatto sì che i bambini
capissero come avveniva tutto il processo, per cui dalla semina alle innaffiature fino alla raccolta e poi alla lavorazione del radicchio. E abbiamo visto che bambini di terza elementare, la cosa che mi ha commosso moltissimo, erano molto attenti, che di solito tutti gli insegnanti si lagnano, che i bambini sono così, sono colà. Questi erano attentissimi e con carta e penna prendevano gli appunti. Terza elementare. E ci facevano le domande e poi quando ci vedevano passare, soprattutto lui, perché magari aveva il trattore, e lo fermavano, ancora si ricordava, signor Roberto, signor Gatto, anch'io vorrei fare. Quindi voglio dire... Certo. Sì, ha una certa empatia anche sui bambini e poi capiscono soprattutto cos'è la vita, perché non possono stare sempre solo sui videogiochi per quanto tecnologici, però questa è la vita, ragazzi, ed il cibo è importante. Grazie, uno splendido messaggio della signora Fiorenza, grazie a tutti davvero. Da quello che ho capito, ultimo SMS, l'Enel ha aumentato le bollette minime del 30% e diminuito le massime dello 0,1. Vedremo. Adesso arriva anche il canone RAI, da luglio si paga. Vabbè, voi guardate Rete Veneta che è meglio. Grazie a tutti. Grazie. Ci vediamo domani sera, domani mattina, mi raccomando, ricordiamoci, Mirella con Lucio Zanatto, Sveglia Veneti alle 8:10, telefonate a Nastro, potete parlare, intervenire in diretta e dire finalmente la vostra. Arrivederci. Con l'ospite a sorpresa. Con l'ospite a sorpresa. Arrivederci. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.